tranquilla. Arriverà, arriverà, calmati. Ciao. Io ho giurato che in vita mia non aspetterò nessun uomo. Sentite, andiamo al prato a cronometrare i fidanzati che si baciano. Ma lasciali perdere, questi scherzi a me non vanno, poveretti. Ieri ce n'erano due. Parola, sono stati appiccicati per 53 secondi. Come faranno a respirare? Eccolo, eccolo! Mica male. Come si chiama? Gino. Gino Luciani. Chi è la sua donna? Domandalo a lei. Lei sa tutto. Ma dimmi, ce l'ha la fidanzata? Fidanzata no. Se è un commesso viaggiatore, avrà come minimo due o tre mogli di clienti per le mani. Senti, ma con lui ci parli? In sogno. Quando voglio ci parlo. Povera illusa. Ah, sì. Ci parli, eh? E parlaci. Senta, appena lei è entrato là dentro, c'è stato uno che ha tentato di aprire. Ha fatto così due volte e poi è andato via. Ha roba di valore? Per il mio principale, sì. No, c'è tutto. Piace anche a me questa. Sì, lei la suona sempre con la chitarra. La chitarra? Ah, ma tu non sei quella che sta di fronte a me? Quella sa tutto di lei, è innamorata. Di chi? Sì, è innamorata di lei. No, non è vero, non è vero. Potevi star zitta, no? Rossana, si capisce che ho pianto? Certo che si capisce. Cosa hai fatto? Sei caduta? No, ho pianto per motivi morali. Come sarebbe? Voi non potete capire. No, non ti credo. Torno. Di che sei stanco, ma non cercare delle scuse. Sì, sì, delle scuse. Perché cosa si capisce? Basta una parola. Nessuno ti dice di non rispettare tua moglie. Rispettala. Oh, rispettala. Figuriamoci. Tu la famiglia la tiri fuori quando ti conviene. Che scoperta. Se no che gusto ci sarebbe? Uno tira fuori le scuse quando gli fa comodo, no? Avevi deciso tu di tagliare i punti con la tua famiglia. E anch'io. Quando si vuol bene non si hanno rimpianti. Ma se c'è qualche malinteso bisogna chiarirlo. Siamo sempre andati d'accordo, no? Sì, voglio rivederti. Solo un momento, per una volta. Ma sì, sì, sono calma. Senti, ci vediamo dove vuoi. Non occorre andare là, in un caffè, per la strada. Ma perché dici così? Sì, ma cerca di capire anche me. Dopo una settimana che aspetto che tu mi chiami, sto tutto il giorno qui a guardare il telefono come una stupida. La verità è che sai come farmi soffrire. Senti, Enrico, per la bambina faccio come vuoi tu. Ho anche trovato un collegio. Oh, lei si troverà bene. E così noi due, non credi? Oh, adesso mi dici che non vuoi separarmi da mia figlia. Oh, che buon cuore. È degna di te questa. No, no, non voglio offenderti. Voglio solamente rivederti. Ma non si può dopo due anni così per telefono. Ascolta, Enrico. Se ho fatto qualcosa che ti è dispiaciuto, non ricomincerò, te lo giuro. Non telefonerò più a casa, non telefonerò più in ufficio. Ma non lasciarmi. Io ti amo, Enrico. Ti amo. No, no, non riattaccare. Mamma, cos'hai? Mamma, stai male? No. Mamma, io non voglio andare in collegio. Ti prego, Silvana, stai zitta. Io voglio restare qui. E leva le mani di lì che rovini tutto. Signora, questo domani si può consegnare. Sì. Ricordati, Silvana, che la ragazza domani non viene. Lo porterai tu al 22. No, al 24. No, al 22.
È inutile che mi segui, tanto io la pace non la faccio. Dovresti ringraziarmi, scusa, non è meglio? Adesso lui lo sa. Io metto il naso negli affari tuoi, no? E allora? Intanto lui non ti vede nemmeno. Vuoi vedere che io lo aggancio? Cosa fai, lo spogliarello? Vincenzo, Vincenzo, vieni qua. Che c'è? Lo sai che è successo? C'è stato un delitto, al numero 4. Hanno chiamato la polizia, andiamo, vieni. Ma qua trovi per me. Ma è la pantera! Avatene la pantera! Via. La città fra poco dormirà, lenta discesa. Avevo un espresso da consegnarle. Sono salita due volte ma non rispondeva. Però suonava il telefono, si sentiva la televisione. Allora, siccome la chiave, credevo che stava male e sono entrata. Come si chiamava? Sensi Natalina. Era sposata? No, non credo. Lavorava, cosa faceva? Faceva la vita, no? Un'altra fregatura. È arrivato il dottor Mauri? No, è passato a prendere il giudice. Perché è parente anche del giudice? No, solo del questore, per fortuna. Buongiorno, dottor Mauri. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno, signor giudice. Buongiorno. 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 Gran bella donna. Un'altra che faceva la vita. Signor giudice, le dispiace se quelli della scientifica... Avanti, ragazzi, baci. Forza. Fai il totale. Allora, signora. Il dettaglio della testa. Il corpo del reato. E il dettaglio della faccia. Ehi, era una di quelle. Madonna, quante ne ammazzano. Ricordi quella che era sul giornale, che hanno trovato nuda, legata con un fil di ferro? Ma no, era il filo della luce. Era stata strangolata. Beh, questa in un altro modo. Non so come, ma in un altro modo. Cos'è successo? Hanno ammazzato una, quella che abita al suo piano. Scusi, lei abita là? Sì. Vada su, che la devono interrogare. Vabbè. Fotografo? Sì? Fammi una fotografia. Che ne dice, dottore? No, occhio, deve essere morta intorno alle 2. Si drogava? Come? No, sì. Lui vuol dire... Lei non sa se prendesse degli stupefacenti. Lei non l'ha mai vista strana, non so, magari con gli occhi spiritati. No. E un protettore? Sì, qualcuno che veniva spesso, che ci usciva assieme, che ci mangiava assieme. No, no. Clienti affezionati? Ultimamente c'era uno col ciuffo, gli occhiali, basso, ma chi era non lo so. E nel palazzo niente amici? Non credo. Le posso assicurare che si comportava come una signora. Per paura che la cacciassero via. Senta, le dispiace dare un'occhiata nei cassetti di là nell'altra stanza? Ma insomma, com'era questa Natalina? Buona, cattiva? Con me era buona, sì. Mance. E io non le accettavo, appunto perché avevo capito quello che faceva. Nemici? Che io sappia, no. Io la dovevo fare in cucina, su. Allora, trovato niente? Ma niente, è uno strazio. Questa aveva la mania della pulizia. Impronte sul pestacarte? Magari. In camera da letto? Qualche impronta fresca c'è. Dell'ultimo cliente, penso. E chi sarà l'ultimo cliente? Lei cosa mi dice? Oh, niente, fatture, rendiconti, corrispondenza con la famiglia. Ah, vuol saperne una? Aveva un bambino a Balia. Sì. Dove sta il padre? In Belgio, nelle miniere. Poveraccio anche lui. Che ne pensa? Rapina? Quelle disgraziate uno le incontra, ci va a letto senza nemmeno dire come si chiama. Ma chi vai a cercare? Ma è vero che veniva da tua madre a farsi vestiti? 2 o 3 volte. Mi mandavano sempre nella mia stanza, ma io guardavo dalla serratura. Com'era? Beh, ti dirò, non sembrava una così. Ma già le fanno il funerale. Prima la porteranno all'obitorio, scusa.
Io lavoro al piano di sopra, posso andare? S'accomodi. Senta, agente, di dove era la vittima? Friulana. Ah, oh, friulana. Queste friulane. Qui nessuno sa niente. Hanno tutti paura di andare sui giornali. Lei ha paura? Sì. Dei giornali. Ci si rimette sempre. Vuol dire, insomma, che sa qualcosa ma non vuol parlare. Signor commissario, da 4 anni abito qui, ma degli altri inquilini io... Lui non sa assolutamente niente. Non sa dirci niente della gente che frequentava quella donna? Non ricorda qualcuno? Qualcuno? Sì, qualche cliente. Cliente? Ma noi credevamo che fosse un insegnante, è vero? Un insegnante? Lei è parente delle signore? Pensionante. Conosceva la morta? Ha detto di no. Non le ha mai parlato? No, mai. Professione? Rappresento una ditta di cosmetici. E cosa faceva dall'una alle due? Beh, ho mangiato e poi me ne sono andato in camera mia. Sì, sì, stava in camera sua e suonava la chitarra. Eh sì, gli ho portato anche il caffè. Dottore, il garzone del bar. Andiamo, su, non fa storie. Chi è qui? Sta buono. Calmo, non ti agitare. Sei tu che hai portato l'acqua minerale verso lui? Io l'ho portata e non l'ho portata. Dovevo portarla, ma non ha risposto nessuno. Non girare gli occhi, rispondi, hai suonato? Sì, ho suonato, ma non ha risposto nessuno. Allora sono sceso. Vabbè, andiamo di là parliamo meglio. Ma lo giuro, ma lasciatemi, io non ho fatto niente. Dai, sta calmo, non strillare. Ma io non ho fatto niente. Io l'avevo detto che quella aveva una faccia che non mi piaceva. Sì, ma perché l'hanno ammazzata? L'hanno ammazzata, l'hanno ammazzata. Ma che c'hanno con Vincenzo? Ma non lo so io. Quello mettiere grande, sa che dice che è stato l'ammazzata. Augusta! Sai, hanno acchiappato uno, il garzone del lattaio. Vincenzo! Ma sono matti! Dicono che è stato lui. Buonasera. Dai, dai, fatti sotto. Ma la vuoi piantare? Io a te non ti conosco. Non ho fatto la pace. E l'hanno preso? Eccolo, sta scendendo. Pronta! Pronta, vieni a vedere l'assassino! A chi assassino? A matta! A disgraziata! Ma che fate? Che fate? Lasciatemi, non ho fatto niente! Mamma mia, aiutate! Non ho fatto niente, c'entro io! Gino, Gino, diglielo tu che non ho fatto niente! Andiamo, non esagerate! Non c'è bisogno di trattarlo così! Mi conoscete, no? Non ho fatto niente! Oh, senti qua, disgraziato! Ti non ti lavori più, sa? Sì, mo mi metto a piagne se me lo dici tu. Ah, ma maluco! Vincenzo! Non ti spaventare, che non è niente! L'hanno arrestato perché qualcuno dovevano arrestare. Ma mica sono cretini quelli, sai. Per me è un bravo ragazzo. Già, perché i delinquenti lo vengono a dire a te che sono delinquenti. Senti, ehi, questo. Piano col delinquente. Ha forse una prova, lei? Ne ha una? Calma, calma. Piuttosto perché non telefonate a sua madre. Già, ha ragione. Ma non renderti ridicola, andiamo. Ma intanto vedrai se non gli parlo. Adesso piove. Ma che fa qui? È matta, andiamo via. Beh, vi dirò che a me non dispiaceva affatto. Vi ricordate come camminava? Tac, tac. Ti ricordi? Che bellezza. Però, se mi fossi tolto lo sfizio... A quest'ora passerei guai come quel povero Vincenzo. Per chi non te lo sei tolto lo sfizio? Io. Tu sarai andato con quella. Ti ricordi che quando passava ci perdevi gli occhi appresso? Ma se mettevi i soldi da parte, scusa... Oh, sono affari tuoi. Prova a ripetere una cosa simile, ti faccio vedere io. Dai, non vedete mica paura, ma lascia perdere. La cosa vuoi? Va a casa. Pronto? Mi chiama la signora Donadio? Giuseppe, la giacca. Buonasera. Ciao, hai visto? Ciao. È tuo questo? Senta, dovevo dirle che quella mia amica è scema. Non è vero, giuro che non è vero. Che cosa? Quello che ha detto. Che sei innamorata di me? La stanno portando giù. Scanzale tu, levati. Esma,
E fammi! Oh, che testino! Ma sei tu che spingi? Ma fammi, ma l'ha ammazzato! Ma che spingi? Sto rincoglionito! Ma invece! Ma chi sei me? Ma che vuoi da me? Era tanto bella. La conoscevi? Sì, anche lei, no? Io? Sì, ho visto che usciva di casa sua una volta. Ne vuole una? Bisogna che le vada incontro, povera donna. Questa disgrazia proprio non ci voleva. Quando? Sarà una settimana fa. Sei matta. Ti sbagli con qualcun altro. Che tipo. Ma sai che se qualcuno ti sente potresti mettermi nei guai? Non si deve preoccupare. Io sto zitta, glielo giuro. C'è poco da star zitti, non è vero? Silvana, è tardi, no? Beh, io adesso dovrei andare a portare questo. Scusi, sa, buonasera. Aspetta. Più tardi non esci? No, non mi lasciano di sera. E poi con quest'acqua. Senti, domani cosa fai? Vado al cinema. Ah. Dove? All'Alcione. Io ci vado alle 3. Bene. Ciao. Buonasera. Ma di un po', cosa ti ha detto? Annuncia la partenza del volo 306 per Miami. I passeggeri sono pregati di portarsi al cancello numero 12. Sei sorpreso? Mi sorprenderebbe se per una volta agissi logicamente. Incuriosito? Si può provare curiosità per il nemico quando si scappa. I Marines non scappano, dicono. Sono un'eccezione. Mr. Thompson è pregato di recarsi all'ufficio passaporti. Hai una sigaretta? Questa orribile marca. Anche su questo non siamo d'accordo. Scusami, sono una sciocca. A volte provo il desiderio di offenderti. Ci riesci benissimo. No, è puerile. E poi tutto ad un tratto mi accorgo che queste sigarette mi piacciono. Non guardarmi così. Lo so, ieri è andato tutto male. Ma non è colpa mia se hanno fatto il mondo storto, Bill. Credi che se avessimo potuto farlo noi, l'avremmo fatto meglio? È meno complicato, forse. La Pan American Airlines. Lo sai che non mi hai fatto dormire? Ma io non ho detto niente. Spero bene. Io la capisco, sa, che si vergogna. Sembro proprio il tipo che va con quella specie di donne. Tanti ci vanno. Io no. Vuoi proprio crearmi dei fastidi, eh? Ma io non ho detto niente. Ce n'è di innocenti in prigione, sai. Se la polizia si mette in testa che conoscevo quella donna, è la fine. Dopo magari ti rilasciano se va bene, ma c'è caso che perdi il posto, per esempio. Sembra quasi che ci amiano. Certo. Io faccio un lavoro che la gente mi deve stimare. Abbiamo ingannato. Vabbè, mostra. No, devi convincerti che hai sbagliato. Io sono uscito dalla porta dell'ascensore. È confuso. Sarò mica scema, eh? Shh. Lei non mi conosce, sa. Se io dico che sto zitta, sto zitta. Tua madre sa che sei qui? No, lei ha altri pensieri. Lei ha la fidanzata? No, perché? Bill, forse non ci siamo detti... Come mai? Ma io non posso... Beh, oggi con le donne non sai mai dove vai a cascare.
E io vorrei che la mia fosse esattamente come la desidero. Capisci? Qualcosa ti sei messa sulle labbra? Niente. Quanti anni hai? 14. Posso offrirle un gelato? Veramente sono io che devo offrirtelo. Ne vuoi uno? Non mi piace. Sei fatto tardi. Va via. Sì. Mi dispiace. Mi racconterai il film un'altra volta. Domani. D'accordo. Ma tu non fai storie, vero? E lei non mi prende in giro, però. Perché? Tu sei una brava bambina, no? Secondo. Ciao. Hai un fazzoletto? Basta che un uomo abbia addosso uno straccio di divisa e tu perdi la testa. Gelati? Cremino. Se penso che potrebbe non tornare. Lui è invulnerabile per qualsiasi tipo d'offesa, dalle pallottole ai sentimenti. Sta tranquilla. Vedi, quando questo raggio di sole sarà arrivato ai miei occhi, saranno circa le 5. La conosci questa stanza? La prima volta la odiavi? Sì, mi sembrava così, così umiliante la prima volta. Io non te l'ho mai detto, e poi... avevo paura. Guardavo giù alla porta come se ci fosse qualcuno che spiasse. Adesso invece, questa mi sembra la nostra casa. Mi piacciono persino le voci e i passi nel corridoio. Prometti che ci torneremo una volta dopo sposati. Come due amanti. Sì. Bellissimo. Vieni. Vieni vicino a me. Oggi ho fatto una litigata con quel testardo di mio padre. Voleva fare il matrimonio a modo suo. In privato, figurati. Invece niente. La chiesa di Piazza Navona, un'orchestra d'archi, tutti i nostri amici e i fotografi. Per un pelo non ci sei già stato anche tu sui giornali, eh? Di un po', com'era quella disgraziata che hanno ucciso? L'avrei vista qualche volta, eh? Sì, qualche volta. Era bella? Bella. Più che bella, vistosa, volgare. Rimessa nuova, ma sempre da marciapiede. L'hanno ammazzata con un pestacarne? Sì, pare. L'hanno colpita sulla testa? Già. Quante volte? Dicono che è morta sul colpo. Senti, dobbiamo parlare proprio di questo. Ah, io adoro i fatti di cronaca. Anzi, perché non mi porti a vedere la casa del delitto? Andiamoci subito. Ho tempo fino alle 8. Che idea. Mi interessa vedere dove abiti. Perché non hai mai voluto portarmici? Le padrone non vogliono visite, sono gelose. Ma se sono due vecchie? Sono come certe madri, gelose e noiose. E poi, cosa credi di vedere in quella casa? Macchie di sangue sulle scale? Del resto fra due settimane cambio pensione. Ma tra due settimane saremo sposati. Senti, Lorella, per il matrimonio sarebbe meglio rimandare. Ho parecchio lavoro da fare. Vorrei sposarmi con un po' di soldi. Ma Gino, cos'hai? Appena sembra che tutto vada bene, capita qualcosa che ti ributta giù. Ma perché dici così? Quando una cosa è bella, hai paura di perderla. Ti picchio. Ah, aspetta.
che guardava il portiere? Ma va. È segretamente innamorato di te, quello lì. Ciao, scimmietta. Buongiorno. Ha letto di Vincenzo sui giornali? Eh sì, e magari lui non c'entra per niente. Sapesse come vuole bene a sua madre. Ma come fanno a pensare che uno così possa uccidere una persona? Che ci vuoi fare? È il mistero dei poliziotti mettere dentro la gente. Ma perché si tagliano sempre i polsi per uccidersi? Non hai qualche argomento più divertente? Lo sai? Lei nel suo lavoro deve scrivere, no? Che pensierino. Grazie. Ciao. Carica! Io quel che prometto mantengo, sa? Sei ancora tu? Dovevo raccontarle il film. Ricorda? Sì, ma adesso non posso. Non lavorerà mica di domenica, no? No, ma... Beh, si aspetta qualcuno. Basta che me lo dica. Ma chi vuoi che mi aspetti? Allora lei dice, non posso sposarti. Ma lui insiste perché le vuole tanto bene. Insomma, si capisce che lei ci starebbe. E poi si incontrano su una collina, dove c'è un albero. Sì, un albero, uno solo. Mentre lei si accorge che aspetta un figlio, lui è in guerra, in Corea, arrivano gli aerei, un mitragliamento, ta-ta-ta-ta-ta-ta. Oh, lì è terribile, bisogna vedere. Anche se non si vede la scena, si capisce che lui è colpito, muore. Senti. Ma dove va? È meglio salutarci. Ma lei è fissato. Vabbè. Si avvergogna a farsi vedere dalla gente? Sì. Ci incontriamo di nascosto. Va bene. La saluto dalla finestra. Sì, ciao. Lorella, vieni. Io ti aspettavo. Telefonavo e non rispondeva nessuno. Scusami, il direttore mi ha bloccato. E il padrone? Sono fuori. Ma tu ti devi calmare, sai. Dove dà? Sulla strada? No, no, sul cortile. Qui ti guardano in casa ogni momento. Però non è male qui dentro. Caro, è vero che suonavi nelle trattorie e nei ristoranti qualche anno fa? Lo hanno detto a mio padre. Alla famiglia non va? No. Volevo solo dirti che mio padre ha cercato ancora di farmi cambiare idea. Perché non lo accontenti? Sposa uno dei tuoi amici, di quelli nati nella Bambagia, che hanno fatto l'università. Avanti. Sei ancora in tempo? No, caro. Dammi uno schiaffo. Me lo merito. Sono diverso dai tuoi amici. Oh, e pensare che ti amo anche perché sei povero. A tuo padre interessano solo i soldi, non importa come uno riesce a farlo. No, caro, no. Io ti ammiro. Uno che si tira su dal niente, che lotta. Dovrei mettermi a rubare per far contento tuo padre? Oh, io capisco le tue paure, ma ti ripagherò per tutto quello che hai sofferto. Oh, Gino, non ti perderò più. Mi vuoi bene?
Non ti perderò più. Perché noi siamo uniti. Uniti per sempre, capisci, Gino? Uniti per sempre. È vero. Ma non era quello che volevi anche tu? Sì, ma tuo padre? Una volta le ragazze come me le cacciavano di casa. Adesso mio padre non l'ha detto, ma mi ha fatto capire che non sarebbe contrario se andassi da un dottore. Come sono immorali questi nostri genitori. Qual è la porta del diritto? Là. Brrr. Sì, gli anelli sono già pronti. Però senti, facciamo una cosa semplice, senza tanti invitati, senza fotografi. Sì, senza chiasso. Senti, ti lascio perché qui c'è gente che deve telefonare. Ti chiamo stasera, sì. Ciao, ti amo. Ciao, scimmietta. Come va? A chi telefonava che rideva? A Totò telefonavo. Ma tua madre non ti cerca mai? Sa che viene a Roma per... Oh. Sei anche balbuziente. Senti, vieni qua. Chi viene a Roma? Per Ricomo. Ah, magic moment. Ci vai? E lei? Ci va con la sua fidanzata. Ah, ma allora bisogna proprio chiamare il dottore. Posso anche dire che è una ragazza magra. E ha un vestito azzurro. Vuoi lasciarmi in pace? Va bene, la lascio in pace. Vieni qui. No! Silvana! No! Dai, non farti pregare adesso, calmati. Vieni. Stai giù con la testa. Se mi vedono con una bambina mi linciano. Guarda che bella affare. Sai che ti dico, è molto meglio tagliar corto. Ti porto alla polizia e diciamo tutto. La piantiamo con questa storia. E tu vai a finire in riformatorio. Dove va? Ma sta giù! M'hai preso davvero per un santo. Allora... Allora mi faccia scendere. Vedi quel portone? È il commissariato e adesso ti ci porto, a meno che tu non mi prometta di smetterla. Va bene. Hai paura, eh? Sei fortunata che ho un po' di cervello e non voglio rovinarti. Lei, quella lì, la sposa? Perché ride? Rido. L'ha portata in casa. Vabbè, ma non la sposo. Ha già marito. Non mi ricordo neanche come si chiama. Addirittura. Parola. Forse Anna o Gianna, non so. Adesso dove va? Faccio un giro di clienti. Vieni con me. Un po' di musica. Senti? È la tua canzone, no? Mm-hmm. No, scusa, la nostra.
Lo sai che sei buffa. E sei anche carina. Chissà che donna salta fuori da te. Fa vedere gli occhi. Di che colore sono? Grigi. Grigi con dei puntini gialli. Ce l'hai un ragazzino innamorato di te? Ce n'era uno, ma l'ho fatto filare. Bacetti, niente? Ci ha provato. Che male ci sarebbe? Non mi andava. Bugiarda. Senti chi parla. Sono un commesso viaggiatore io. Ma nelle cose personali mi piace essere sincero. Adesso voglio metterla alla prova. Cosa mi fai? Il siero della verità adesso? Le voglio fare una domanda. Sentiamo. Era la moglie di un cliente, quella? Come l'hai indovinato? Ma lei fa sempre così per combinare gli affari? Tu non sai come dura la vita. Alla fine del mese, se hai fatto quel tanto, va bene. Altrimenti ne assumono un altro. Adesso non guardarmi così. Non voglio mica giustificarmi. Lo so benissimo che quello che ho fatto non è bello. Ma la vedrò ancora quella? No. Contenta? Mi piaci, ma tu non cercare. Oh, una formica. Lei ha detto che sono una scimmietta, ma è più scimmietta lei. Guardi. Paura di perdermi in te. Fuggirò. Se potrò. Vogliate ora ascoltare un programma di canzoni eseguito dal complesso I Signori del Ritmo. Sei arrabbiata? Ma t'ho baciato perché ti voglio bene. Giurami che non parli però. Giuro. Non parli, vero? No. Però adesso bisogna lavorare, vieni. Non ha profumo. Fa niente. E io cosa ti regalo? Quello che conta è che c'è un segreto fra noi. No, invece voglio fartelo un regalo serio. Una cosa importante, eh? Un bel disco. Un disco con la canzone che ti piace di più. La nostra. Va bene? Però tu non devi dire a nessuno che te l'ho regalata io. Intesi? Tieni, bevi. Silvana! Silvana! Bugiardo! Ma sono di un amico! Bugiardo! Sta a sentire! No, no! Non ci credo più! Stamattina è venuto uno della questura e io non gli ho detto niente! E potevo mandarlo in prigione per una settimana! Ma non fare così! Calmati! Calmati, ti spiegherò tutto, Silvana! Altro che ascensore! Lei era a casa di quella donna! Perché mi ha dato un bacio? Ragiona un momento. Vedrà, vedrà come ragiono. Senti, io non voglio farti del male, ma se tu sta attenta a non obbligarmi. Così impara a prendermi in giro. Mi picchi. Avanti. Mi picchi. Mi picchi. Thank you.
Silvana! Torna indietro! Non aver paura! Silvana! Primo giornale. Il mondo al tocco e mezzo. Il Presidente della Repubblica, concluse le consultazioni, sta esaminando evidentemente i punti... È venuto uno della questura a cercarla. Quando? Adesso, era qui. Eccolo. Lei è Gino Luciani? Sì. Venga con me, il commissario le deve parlare. Salve. Perché? Glielo dirà il commissario. Su. M'hanno rilasciato! Sono libero! Vincenzo! Su! Mamma! Vincenzo! Mamma! Mammetta! È tutto finito! Lei ha la vista buona? Sì. Sì, dico, una donna come quella la vede, no? Sì. Io mi ci buttavo al suo posto. Ce l'aveva lì, comoda, sullo stesso pianerottolo. Insomma, sapeva o non sapeva chi era? Ammetto che sì, lo sapevo. Come lo sapevano gli altri e basta. Si sforzi un po'. O ha paura. Questa storia della paura però è un po' comoda, eh? Non ho mica l'impressione che sia un po' comoda. Ci fosse stato uno degli inquilini che avesse detto qualcosa spontaneamente. Uno ha paura dei giornali, l'altro delle tasse, un altro della suocera. Io non conosco nessuno, non ho visto niente. Ci sono volute le tenaglie per far confessare che una volta per caso hanno incontrato quella donna per le scale e le hanno detto buongiorno. Qui abbiamo finito. Dottore, possono andare? Sì, sì. Si accomodino. Meno grazie. Male. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Senta, ma per le sue faccende, scusi, sa, diciamo così, di donne, come fa? Come gli altri. Dottor Fioresi, al telefono. Passeggiatrice o c'ha un'amichetta fissa? Io sono fidanzato e devo sposarmi. Ah. Da un telefono pubblico. Sì? Chi sarebbe l'assassino? Il signor Molaioli Francesco. Francesco, Viale Tiziano, 119. Chi parla? Chi parla? Sarà un amico della giustizia, vedi un po', va. Guarda tu, chi chiamiamo adesso? Voglio vedere i parenti e poi quello che gli ha venduto l'automobile, i fornitori. La sarta, è quella di fronte. Verrà pur fuori qualcosa. Ho capito. Anonime? No. Ma quanto scrive la gente? E poi dicono che in Italia ci sono troppi analfabeti.
Sì che anche lei fa cena muta. Se sapessi qualcosa, si figuri, signor commissario. Ah, vada, vada. Grazie. Qui uno scrive che l'ha ammazzato un maniaco sessuale. Sì, un maniaco che ruba 1 milione di gioielli. Vuol sentirne una? Molaioli Francesco, viale Tiziano 119, è morto ieri. Era paralizzato da 2 anni. Ma che bello scherzo, ma come ci siamo divertiti. Voleva dirmi qualcosa? Ecco, signor commissario, a proposito, come ha detto lei, di quei tipi che scrivono lettere, che telefonano. Dica. Ecco, si tratta di una bambina. Sa, di quelle che hanno per la testa solo gli attori del cinema, i cantanti. Si diverte a sfottermi. Ha inventato ad avermi visto uscire dall'appartamento di quella donna, la morta. L'ha inventato? Ma sì, sì, si diverte. E poi, detto fra noi, è un po' precoce, ha delle idee per la testa. Sa come sono certe ragazzine, no? Beh, ha pensato che inventare questa balla fosse un mezzo per attaccare il discorso. E siccome io non le do retta, dice che se vuole mi fa avere delle grane. Perché me lo viene a dire? Perché mi ha scocciato. Io le ho detto di piantarla, altrimenti venivo da lei. Adesso sei un po' calmata. Credo che si vergogni, però non si sa mai. Uno sta in agitazione lo stesso. Ma lei dalla Natalina non c'è stato proprio mai? Magari una volta? Le direi tutto questo, signor commissario. Come si chiama questa bambina? Silvana De Caroli, la figlia della sarta. Dottore, abbiamo pescato uno dei clienti della Natalina, un certo professor Tassi. Basso, con gli occhiali, il ciuffo, sui 40 anni. Controlliamo, eh? Proprio come diceva la portinaia. Lei... Sì? Lei capisce la mia situazione, vero? Va bene, va bene. Mi sono messo nelle sue mani. Sì. Buonasera. E lei il commissario? Ma io la Natalina non la vedevo da un mese. Ma proprio me dovevate tirare in ballo? Ma non finisce così, eh? Non finisce così! Silvana, come stai? Non mi riconosci? Sono venuto a casa per parlare a tua madre. Questo signore vuol chiederti qualcosa. Ciao, Silvana. Sei tu che hai visto Gino che usciva dalla porta di quella donna? La polizia sa tutto, vedi, ma non siamo maghi. Ce l'ha detto lui, Gino. Le l'ha detto? Dice che gli dai fastidio. Ma è vero che sei innamorata di lui? Ce l'ha detto lui, vero? Sì, vero. Sei innamorata, sì o no? Io no. E allora perché hai inventato tutta quella storia? O davvero l'hai visto uscire da quella porta? O è una bugia? Sarà una bugia, sarà. La prendo? Vorrei vederti con quella pancia. Su, bevi. Coraggio, bevi. Non dico mica che sia lui l'assassino. Ce ne fa dei vestiti, eh? Ma quanto guadagna questo ragazzo? 70, 80. Oh. 80, eh? Insomma, dall'una alle due suonava la chitarra. Sì, suonava mentre eravamo a tavola. Lo fa quasi sempre, vero Cecilia? Sì, faceva il musichiere. Già, è vero. Lui suonava un motivetto, io lo indovinavo. E non ha mai smesso? Quello per la musica è fissato, però mica è un grammofono. Beh, facciamo questa prova, eh? Allora io suono. Via. Bene. Ecco. Lei ti aspettava, cioè io sono Natalina, eh? Ciao caro, bacetti. Il mangiare è pronto. Il mangiare è pronto, è pronto. Supponiamo che andiamo tutti e due in cucina. Eh sì, andiamo tutti e due in cucina. Io prendo il vino e tu prendi il pestacarne con il fazzoletto. Lei si siede, mesce e tu colpisci. Forza. 1, 2, 3, 4. Giù il pestacarne. No, 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 un momento, prendi i gioielli. Sì, nel cassetto, bravo. No, i guanti, un momento. Dai, dai, svelto, svelto, sì, sì. Tutti i cassetti, dai, svelto. Tutti. In quella destra trovi i gioielli. Sì, nello sportello, dai, forza. Forza, dai, dai, dai. Sì, ma sempre con passi da assassino. Ecco, piano piano, bravo. Così, sì. La porta. No, un momento. Ci potrebbe essere gente. Apri. Non c'è nessuno. No? Ecco, esci.
Che hai fatto, 13? Sì, 14. Tre minuti e 50 secondi. Ammettendo che lei fosse lì pronta ad aprire. Se no, sono almeno 5 minuti. Beh, non sarebbe strano che lei fosse lì ad aspettarlo. Supponiamo che dovessero vedersi, che fossero d'accordo. Supponiamolo. Non potrebbe aver smesso di suonare, diciamo, 5 minuti. Signor commissario, non mi metta nelle condizioni di fare delle testimonianze così alla cieca. Comunque lei non si è mai mosso. Mosso? No. Ma sì, sei andato a cercare il canzoniere. Io? Ah, sì, sono andato a cercare le parole di una canzone di là. Ah, e Gino gliel'ha chiesto? Mi pare di sì, sì. E quanto ci ha messo, scusi? Non so, qualche minuto. Tutto quello che vuole, ma credere a quella ragazzina. Le testimonianze dei bambini. Non hanno reticenze, non hanno sporche faccende personali da nascondere, non hanno paura dei giornali. Mentono, sì, non si rendono conto dell'importanza di quello che dicono. Potrei citarle decine di testi di psicologia. Ma forse lei. Cosa? No, niente, niente. Era dal sardo. Ma come te li paghi tutti questi bei vestiti? Come li pago? A rate. I gioielli dove l'hai messi? A quali gioielli? Allora a che serve essere sinceri? Non c'entro niente io. Lo giuro sulla testa di mia madre. Ah, non cominciamo con la mamma. Se non c'entri, niente paura. Andiamo. Su. Cosa ci facevi per le scale? Andavo a portare un vestito. Lui dice che usciva dall'ascensore. Sarà stato l'ascensore. Ma Gino, hai detto che era la porta. Perché? Perché mi pareva la porta. Ma come hai potuto sbagliare tra una porta e un ascensore, scusa? Beh, ero scema. Fa persino finta di essere imbarazzata. Forse è imbarazzata. Ma non vedete che fa la commedia, che si diverte? Non penserete mica che dice la verità. Sorridi, dai, mettiti a ridere. Roba da matti. Ti vuoi bene, eh? Su, rispondi, non aver paura. Alla tua età succede che ci si innamori. Mica devi vergognarti, chi ha pulito resta pulito. Pulita questa? Scusi se rido, allora non ha capito. Certo, non deve lasciarsi influenzare dall'età o da quell'aria da santerellina. Altro che amore romantico. M'ha provocato meglio di una grande. I sorrisi, le occhiatine, le belle paroline, tutto. Pulita questa qui. M'ha minacciato, m'ha fatto il ricatto. No. Siamo al punto che io non posso uscire di casa senza trovarmela fra i piedi, che mi spia. E chiede se ho la fidanzata. Pretende che la pianti, se no dice che va alla polizia, a denunciarmi. No, guardi, forse ha capito male. Questo io non l'ho detto. Forse non con queste parole. Però me l'ha fatto capire al cinema. Di no, se ne hai il coraggio. Siete stati al cinema? Tua mamma lo sapeva? Fa un po' entrare la signora. Io ero al cinema, da solo. E lei mi è venuta dietro. Prego, signora. Lei sa cosa ha fatto sua figlia? Quando è stato? Giovedì. Giovedì? No, non lo so. Ma come non lo sa? Si accomoda, signora. Vede, io ho da fare, ho una sartoria. Non posso starle sempre dietro. Ma perché? Che succede? È stata al cinema con quel signore lì. Così lavori tu, eh? Ero libero fino alle 5. Dopo l'hai più vista, la piccola? No. Così non va, sai. C'è uno che vi ha visto in macchina ieri, uno delle parti vostre. Ha ragione, dimenticavo. L'ho accompagnata davanti al commissariato per farle capire che se non la smetteva, la portavo alla polizia. Perché non l'hai fatto? Ma perché è una bambina. T'hanno visto alle 3 e noi ieri ci siamo visti alle 7. E siete stati al cinema un'altra volta. Silvana. Vuoi dire qualcosa? Siamo stati a fare un giro di clienti. Dove? Poi invece ci siamo fermati in campagna a sentire la radio. Perché? Perché... No, dico, perché l'hai portata in campagna? Ma
Ti ha messo le mani addosso? Perché mi ha preso? Zitto. Tutto il tempo a sentire la radio, vi sarete stufati a un certo momento, no? Parla. Su, parla, disgraziato. No, l'ho toccata con un dito, perché mi avete preso? Hai paura che dica tutto, eh? E cosa volete che dica? Niente! E allora perché ti agiti tanto? Dovevi agitarti prima, parlavi a sua madre e la facevi smettere. Invece le dai corda, poi ti meravigli. Su, non dirla a me quel che è successo. Dilla alla mamma in un orecchio, su. Io t'ammazzo. E ammazzo anche lei, vigliacco. Io voglio sapere, ne ho il diritto, è mia figlia, no? Dovete farlo parlare, signor commissario. Guarda che se hai fatto il porco, a parte la galera ti spacco la testa. Su, parlo, devo mandare la bambina da un dottore. Ma per me, se vuole, le faccio fare i raggi X, così la piantiamo. Ah, sì? Ma perché fa così? Non ha fatto niente. Niente? Neanche un bacio? Sulla guancia. Su, non esageriamo. Andate di là adesso, su. Senti, dal dottore. Solo se la madre consente. E adesso un paio di sberle anche a te, chi te le leva, eh? Faccia, faccia, tanto quando parla con la bambina per lei è come parlasse l'oracolo. Ah, perché? Non è vero che l'hai baciata? Balle, dalla prima parola all'ultima. Volevo solo farle capire che doveva lasciarmi in pace. Le ho parlato come un fratello. Sì, per convincerla a tenere la bocca chiusa, ma non ci sei riuscito. Confessa, avanti, confessa! Ma no, 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 no! Non ho niente, davvero, sto bene. Obbedisci. No. Obbedisci. Sto bene, sì, non bene. Ho niente. Sto bene. Su, entra. Rossana, ha telefonato? Sì? E che cosa gli hai detto? Ma no, stupida! Senti, richiamalo in ufficio e digli di telefonarmi a casa questa sera, a qualunque ora. Hai capito? Ripeti. A qualunque ora. Bene. Ma no, è una brava bambina. Ma come vi è venuto in mente? E vabbè. Non diremo che sei un mostro. Ma i soldi? I soldi? Dove li trovavi i soldi? Ma quali soldi? Lei ci spende per mangiare bene? Sì. E io m'accontento. Fuma. Se permetti. Ma io quasi per niente, te lo può dire anche il mio principale. Fumare, fuma poco. Americane, però. E la macchina, eh? La macchina, mica è mia la macchina, è del mio principale. L'avrei giurato. Vabbè, falli firmare il verbale e fa entrare la fidanzata. Va bene. Buonasera. Dottore. Buonasera. Signorina Severano. Buonasera. Signorina Buonasera. Severano. Era proprio necessario metterla di mezzo. Si accomodi. No, guardi, no, che io desidero assolutamente mettere bene in chiaro questa storia. D'accordo, dopo. Ma io Però voglio vedere il commissario. Dopo. Mi dispiace. Gino. Oh, Gino. La bambina. Nella stanzetta. Mamma. Cosa? Non resteremo qui tutta la notte, spero. Ha fretta? Voglio andare a casa. Sai, Silvana, io... Sì, volevo... Volevo chiederti scusa. Gino, perché hai tenuto tutto per te? Chi sono io? Non volevo darti dei dispiaceri inutili. Se non lo capisci, allora non hai capito niente, dimmi, lasciamo perdere. Se sei stato con quella donna una volta, io ti perdono. Sei pazza. Magari prima che ci incontrassimo. No, mai.
Cominci anche tu ad accusarmi adesso? Oh, no. Vedrai, tutto finirà presto. È ridicolo. Le ha giurato che è innocente, vero? Gino non ha fatto niente di male, io ne sono sicura. Lei ha fiducia, eh? Sì. Lui però non la ricambia. Questa storia della bambina, per esempio, non gliel'aveva mica detta. Le ha mai chiesto dei soldi? Guardi che lei si sbaglia, ma di molto. Ma se non glieli dava lei, qualcuno doveva pur darglieli, perché lui spendeva più di quanto guadagnava. Sa come la chiamavano le amiche? Grisby. Perché aveva un bel conto in banca. Ma negli ultimi tempi ci aveva dato un po' dentro. Le costavi, eh? La fiducia. Bella fesseria. Ecco perché la gente gira alla larga anche se ha qualcosa da dire. Ma poi finiscono tutti su quella sedia. Vi dà fastidio la sedia vuota, ecco la verità. Uno bisogna arrestarlo a tutti i costi, uno qualsiasi. Ed eccomi qua, l'innocente incastrato. Chiacchieri troppo. Avete il dente avvelenato. Siete furiosi perché ci sono degli assassini in libertà e voi non siete capaci di arrestarli. Assassini che ve l'hanno fatta, che girano tranquillamente per la strada, che vanno al cinema, al caffè, alla partita. Non vorrei che ce ne fosse uno di più, capisci? Rispondi. I tuoi vestiti, gli anelli, il resto, il tuo bel tenore di vita, da dove salta fuori, eh? Tu sei sul piano delle 200.000 al mese. Ne guadagni, se no, 70, 80. Mi dici come fai? Mi scusi, ma allora io potrei domandarle come ha potuto pagarsi l'orologio d'oro che ha al polso con lo stipendio che le passano. Ah, ma ce l'ha proprio con me questo. Ha vinto al totocalcio. Ah, che fortuna. E tu, hai vinto al totocalcio tu? Se uno tira la cinghia per non sembrare un disgraziato, voi dite subito che guadagna 200.000 lire al mese. È la vostra tattica. Vogliamo fare i conti assieme da buoni amici? Facciamoli. Allora. Dottore, le ragazze. Andiamo. Vieni. Siediti. Sera. Sera. Al produttore andavo bene, ma poi il film è andato a monte. Sì, vabbè, cammina. Su. Girati. Girati. E allora, mai visto questo bel fusto? Io mica me lo sarei scordato. Si chiama Gino Luciani, mai sentito? No. Beh, e adesso cos'è questa fontanella? Ma questa qui piange sempre. Io sono sposata e nessuno sapeva che facevo la vita. E adesso mi venite a cercare anche in casa. Oh, ma ti sta cieca, va? Ci avete rovinato, a me e mio marito. Beh, avanti ragazze, cercate di dirmi qualche cosa, eh? Beh, io ce l'avrei una cosa da dire. E avanti. Mi deve promettere però che... Oh, se si sta tranquillo, resta tra noi. No, a me ci tenga andare sui giornali, anche le fotografie. E che, vuoi far la diva? Beh, che c'è poi, sta gran differenza? Su, tenete la lingua a posto. Allora? Quando telefonai a Grisby per dirle che quella si sposava, disse che anche lei aveva trovato uno che le piaceva. E chi era? Mi ha detto un bel ragazzo. Nome? Professione? Non lo so, mica eravamo in gran confidenza. Ah, mi ha detto che era uno che le piaceva la musica. Come 50 milioni di italiani. Chitarra? Mi ha detto solo che andava matto per le canzoni. E si innamorava spesso la Natalina, no? Ogni tanto le prendeva la malattia, pure 2 anni fa. Quella era nata per farci sfruttare. E ha detto che lo manteneva quel bel ragazzo. Commissario, sono domande da fare? Oh, giusto, giusto. Aveva le mani bucate. Con le amiche no, però. Quando ero all'ospedale io, mi ha negato le 1.000 lire, quella figlia di buona donna. Ma è morta. Non piango mica, sai. Gli darei la medaglia, quello là. E noi gli regaliamo invece un bel paio di braccialetti, se ci aiutate a pescarlo. Mi scrassi! Basta! Fermi con le mani, uffa! Basta! Tu! Tu! Io? Sei tu. Vieni qua. Smettila di piangere, tu!
Come ti chiami? Giulia Spinelli. Questa è stata già dentro 6 mesi. Aveva alleggerito un cliente. Quanti anni hai? 21. Eri molto amica della morta, no? Più di tutte. Mi ha dato da mangiare quando non ne avevo. E ti ha avviata la bella vita. Porco. Ma questo ragazzo, questo bel ragazzo che amava tanto la musica, tu lo conosci, no? Io sto a Civitavecchia. La Natalina non la vedevo da mesi. Vabbè, ma una lettera, una telefonata. E che abbiamo da dirci noi? È sempre la solita vita. Bella vita. Comoda anche. Ma sta attenta, che se non dici la verità... Ho detto la verità. Va bene. Arrivederci. Arrivederci. Tu stami bella lontano. Vabbè, che facciamo? Perché ogni volta che ti vedo sono sbelle, hai capito? Tu, via! Con quella faccia da Santarellina è la più porca di tutto. Oh. Buonasera, commissario. Buonasera. 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 Ciao. La diva. Sera. Oh, cammina tu. Su, su col morale, mica è finita. Lo sa cosa vuol dire magnaccia? Lo domandi a lui. No, aspetti, stia a sentire la mia idea. La Natalina lo manteneva burro e marmellata. Lui le avrà promesso di sposarla. Ma poi ha incontrato lei, una brava ragazza, un gran bel partito. La grana. Però la Natalina poteva rovinare tutto. Bastava una telefonata, l'avrebbe sposato lei un magnaccia. E allora lui l'ha fatta star zitta. Non capisco perché non hai aspettato domenica. Non potevi invitarla a fare una gita al mare, ai castelli, fuori dagli occhi di tutti. Non hai avuto tempo, eh? T'ha minacciato di dir tutta lei, hai dovuto far presto, una vera acrobazia. E poi hai preso i gioielli. I poliziotti sono fessi, penseranno a una rapina, eccetera, eccetera. Dove l'hai buttati? A Fiume. Anche un santo diventerebbe un criminale in mano sua. Il santo ha parlato. Lei è senza umanità. Chiama il giudice. Lei è troppo abituato a vedere il male. Con quale diritto lo tratta così? Che prove ha? Ci sono altri uomini in quella casa. Se vuole cercare il colpevole proprio lì. Dammi l'ufficio del giudice Barciano. Gli vuole proprio bene, eh? Se non ha niente in contrario. Affari suoi. Pronto, vada signorina, vada da suo padre. Vada, vada, non c'è tempo per i saluti. Su, signorina. Pronto, il dottor Marciano, per favore. Qui parla Fioresi, il commissario Fioresi. Un attimo, aspetta un attimo. Sì, signor giudice. Si tratta di una bambina, ma... Sì, sono sicuro. Se lei mi autorizza, io lo trattengo per qualche giorno. D'accordo, la terrò informata, eh? Buonasera. In camera di sicurezza. Non ci vado in prigione! Non ci vado! Basta! Adesso è finita, eh? Te ne vai a fare una bella dormita e domattina sarà tutto passato. Allora possiamo andare. Prima deve firmare il verbale. I verbali sono pronti. Sì. Sai, avevo anch'io una bambina. Avrebbe giusto la tua età. Tutto basato sulle testimonianze di quella bambina. Esatto. E se ha mentito? Non è ancora convinto, eh? Ma le conosce lei le ragazzine d'oggi? Le dodicenni, le tredicenni? Sì, le ninfette. Dovrebbe sentire le barzellette che sanno. Vuole che gliene racconti una? Silvana non è così. Lo crederebbe lei che è una di quelle che si mettono il rossetto di nascosto? Silvana. Sì, Silvana. Tutta carina e ingenua davanti alla madre. Poi, appena voltato l'angolo, si tinge le labbra, eccetera.
se lo immagina lei, l'avvocato della difesa, in aula, una testimone simile, come la frantumerebbe in 5 minuti? Chi gliel'ha detto? Le sue amiche. Le ho convocate. Spero di non aver sbagliato. Ho sbagliato. La bambina, l'hai mai vista col rossetto? Sì, una volta. Dai, va. Rimettiti la cintura e vieni. Senti un po'. Vi ha detto di aver visto Gino uscire dalla casa di quella donna? A me no. No, no. Perché non gliel'hai detto, Silvana? Perché era un segreto. Non ti fidi delle tue amiche? Sì, ma era un segreto. Beh, va bene segreto, ma dei discorsi su Gino Silvana ne avrà pure fatti, no? Parlava sempre di lui. Diceva che aveva l'animo musicale. E poi? Che se lui le diceva di buttarsi nel fuoco, lo faceva. E però in cambio le appioppava un 50 secondi. Che cosa? Un 50 cosa? Sì, un bacio lungo 50 secondi. Se ti sei messo il rossetto anche te ti strozzo, sai! Io no, mamma, te lo giuro. Ma chi ha inventato questa storia dei 50 secondi? Io no, di certo. È stata Paola, quella volta che eravamo andate al... Dove eravate? Oh, avanti, badate che qui le bugie si pagano care, eh? Su, Paola, dove eravate? Ma io non lo so, quella inventa tutto quello che le pare. Ma come? Eravamo al prato, a cronometrare i fidanzati. E ci avevi portato tu, scusa. No, non è vero. Io non ci sono stata, mamma. Tu ci sei stata? Io no. E tu? No. Guardi che non sono amiche, mia figlia è quella là. T'avevo detto di lasciarla perdere, che non mi piaceva. Hai una bella fama. Lei dice di no, perché ha paura di sua madre. Meglio averla che non averla paura della mamma. C'è famiglia e famiglia. Oh, basta. Insomma, volete dire quello che pensate? Silvana, secondo te, dice abitualmente le bugie. Non è così? Quando le serve. Per esempio, per attaccare con lui, ha inventato che c'era uno che gli stava a rubare nella macchina. È vero. E invece non c'era nessuno. No, lo domandi anche a loro. Era così? Su, avanti, rispondete. È andata così? Si era inventato tutto? Su, parla. Non vorrei mica reggerle il gioco. Andiamo. Sì, sì, è vero. Ma sì, ha inventato tutto. Vabbè, andate, andate. E cammina, a casa ne riparliamo, facciamo i conti. Sentirai tuo padre. T'ammazza tuo padre. Mi raccomando, non dia il nome ai giornali. Noi non ne abbiamo nessuna colpa e ne va di mezzo la reputazione di una famiglia. Se ne vada, non ne ha. Lo dovremmo benedire questo. Voglio andare via. È il tuo distintivo. Voglio andare via. Ma dove vai? Vieni qua, vieni qua. Forza, su, mettitelo. Mettitelo, su. Fa vedere che cosa sembri. Coraggio, coraggio. Ti vergogna adesso, eh? Ne ho visti di bugiardi, ma nessuno me l'ha mai data bere come te. Non hai pensato che lui poteva andare dentro per 30 anni? No, io no. Signor Gino, lo giuro, no. Voglio andare via! Ma sì, almeno che sei pentita. È comodo, tu fai male e poi arrivederci. Ah, ma ci sono prigioni anche per quelli della tua età. Tu volevi mandar lui in prigione, invece ci vai tu. Lo vedi che è giusto? Dì la verità e poi vedrai che il commissario non sarà cattivo. Niente commedie, eh? Cos'hai? Ti senti male? Ti sei inventata tutto? Bevi un sorso d'acqua. Ammettilo, ti sei inventata tutto, eh? Ammettilo! Se no a casa non ci ritorni. Su, bevi. Ma si sente male davvero, povera creatura. Portala via. Su, vieni. Non fare così, su. Non piangere. Allora, lei è libero. Grazie. Come vede, non deve pentirsi di aver parlato spontaneamente. Se avessi immaginato di trovare una persona come lei, ce ne vorrebbero molti.
Credevo di avere le mie sigarette. Ah, beh, poi di là le ridaranno i suoi effetti personali. Grazie. Finito tutto bene, no? Quando parlerà con i giornalisti, non dica troppo male di noi. No. Io ho sempre pensato che lei fosse una brava persona. Sì, grazie. Vada, vada. Ecco fatto. Tieni. Vada pure, signora. Signora, le tenga gli occhi addosso ogni tanto. Un'altra giornata perduta. Aveva ragione lei. Arriva, eccola. Vamos, vamos, muchachos. Anda, 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 anda. Anda, anda, anda. Tira la qua! Non la fata! Fata! Un bel sorriso! Giù le mani! Lasciatela! 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 Mamma! Lasciatela! Mamma! Vedi, tutto per colpa tua! È finita! È finita! Andai in calcio in bocca! Dai, a sette! Di chi? Sì, è innamorata di lei. Sei arrabbiata? Ma t'ho baciato perché ti voglio bene. Pulita questa. Scusi se rido. Allora non ha capito. Certo, non deve lasciarsi influenzare dall'età o da quell'aria da Santerellina. Ne ho visti di bugiardi, ma nessuno me l'ha mai data bere come te. Non hai pensato che lui poteva andare dentro per 30 anni? Di tua madre non ti importa proprio niente. Ti viene in mente di fare una cosa simile e a lei neanche una parola. E invece scrivi a quell'altro là. Ma sei stata almeno sincera. Pensavo che meritasse dei dispiaceri, ma piccoli. Sei un bel tipo. Sono quella che sono. E adesso che fai? Ti alzi? Devi riposare. Sono stufa. Le mie scarpe sono lì. In fondo sei una brava ragazza. Lo sei davvero, dico anch'io la verità. Però dovresti aspettare un pochino a metterti il rossetto, non ti pare? Vieni qua. Il biglietto glielo porto io a Gino, eh? E gli dico che hai pensato di fare questa stupidaggine perché è ripentita. E che non hai mai pensato di fargli veramente del male, eh? Ciao. Lei non glielo dice. Non ti fidi? Nessuno si fida della polizia. Lei non gli farà ancora del male?
scusi se l'ho fatta svegliare così presto. La prego, sono venuta più in fretta che ho potuto. L'ha vista? Come sta? Come sta? Beh, diciamo che è ancora viva. Stia tranquilla, sta bene. Nessuno può capire, ma la mia vita non è stata facile. Ha sofferto? Un pochino. Ha chiesto di me? No, lo so. Mamma. Silvana. Mamma. Silvana. Mamma. Silvana. Silvana. Ciao. Allora, commissario, sempre schiavo del suo lavoro, eh? Beh, adesso mi scusi, ma dovrei andare. Mi sposo domani. Ah, sì, lo so. Volevo parlarti. Così approfitto per farti gli auguri e lascio qui la mia baracchetta e t'accompagno, eh? Così saluto la tua ragazza e avrai un paio di domande da farle. Ma è roba di due minuti. Non può aspettare un altro giorno? Quando torni dal viaggio di nozze? Attento. Ma cos'hai, sei nervoso? Nervoso? Perché? In fondo tu sei un emotivo, io t'ho capito, sai. Guarda per esempio lo sbaglio che hai fatto ad accusare la bambina. Avevi paura che lei ti denunciasse e hai voluto mettere le mani avanti. Ma hai sbagliato. Del resto uno sbaglio l'ho fatto anch'io. Avevo un testimone e me lo son giocato così, solo per un po' di rossetto. Commissario, ci risiamo? Ma no, sta tranquillo. Ma allora perché ci seguono? Guida, guida. Il commissario deve farti qualche domanda. Che c'è? Non mi tratti da guastafeste. C'è suo padre? No. Dove possiamo parlare tranquillamente? Cinzia, telefona tu a Chloe, di che si sbrighino. Prego. Sa che ancora non mi hanno mandato il vestito bianco? Ah. Caro Gino, io muoio. Ho deciso. Tanto nessuno si metterà a piangere quando non ci sarò più. Anche a lei non gliene importerà niente, lo so. Ma volevo che lei sapesse che non ho mai pensato niente di male quando usciva da quella porta. Però ho fatto tante cose da stupida e le chiedo perdono. È perché le volevo bene. Dopo aver scritto questo, ha tentato di tagliarsi le vene. Una ragazzina di 13 anni. È una bugiarda, un'esaltata, una mitomane, va bene. Adesso però Silvana ti chiede perdono. Cerca di capirmi. Silvana ti chiede perdono per averti causato dei fastidi. Le dice niente questo? Il fatto che l'abbia visto uscire da quella porta non significava per Silvana che lui fosse un assassino. Significava un'altra cosa, una questione di gelosia e basta. Ma resta il fatto che l'aveva visto davvero uscire da quella porta. Questo lo dice lei. Chi riuscirà a convincere quella bambina che il suo grande amore è un assassino? Ma lei non è una bambina. Ma perché ce l'ha con me? Lo sa bene che non ne ha il diritto, non ne ha il diritto! Oggi non lo posso arrestare. Domani, forse, o tra una settimana. Stiamo riaprendo tutto. Alla peggio, un bel processo indiziario. Ma non si è mai domandata perché la teneva lontana da casa sua, eppure le padrone stavano via settimane. Ma la Natalina era lì, con tanto d'occhi aperti, finché li ha avuti.
Greci. Vada, vada. Otello Greci ha una trattoria a Latina. Gino ci ha lavorato, suonava la chitarra. Perché l'ha cacciato? Per via di mia figlia. Avanti. Ma che devo dire proprio tutto? Avanti, su. Mia figlia aveva solo 16 anni. Ma quello lì... Ma poi si era offerto di sposarla, no? Quanto ha di dote sua figlia? 8 milioni. Erano quelli che voleva e io l'ho cacciato. Margherita. Su, vieni, Margherita. Vieni, su. Non aver paura. Vieni. E adesso può anche sposarlo, se crede. Cara, cara, non è vero. Non è vero, ti spiegherò tutto. Posso spiegarti tutto. Ascoltami, ti prego, non abbandonarmi, ti scongiuro. Se confessi adesso passerà come se l'avessi fatto spontaneamente. Ne terranno conto. No! Io ti amo. Ti amo, te lo giuro. Lo so che non è facile. Non voglio perderti, cara, non voglio perderti! Non voglio perderti, Lorella! Di piuttosto che non volevi perderla, ma ti è andata male. Non è vero? Sì. Non sono io. Sì. Non volevo. Ecco. Io non volevo. Ecco, così è già meglio.